Per il nostro speciale domenicale oggi abbiamo come ospite, o meglio noi siamo ospiti suoi, il neo sindaco di Medesano, Michele Giovanelli. Siamo qua e iniziamo a porgli alcune domande. È al governo di questo paese da poco più di un mese e peraltro durante la campagna elettorale in tanti la davano per perdente. Come ha fatto a vincere il confronto con il suo avversario, secondo lei? Ma sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Ma credo che la vittoria sì, sia andata oltre le più rosee aspettative, perché ovviamente pensavamo di vincere, avevamo quell'obiettivo chiaramente, però vincere con 920 voti di scarto è stato veramente un grande colpo, un grande successo di tutta la squadra, che va condiviso con ogni singolo soggetto che insieme a noi ha corso questa campagna elettorale. Ovviamente un particolare ringraziamento a tutti gli uomini che hanno fatto parte di Medesano insieme, a tutte quelle squadre, quelle persone che insieme a noi sono riusciti appunto a portare un contributo importante per la vittoria finale. Credo che la vittoria sia arrivata grazie ad uno spirito di squadra, sia arrivata grazie ad aver parlato di obiettivi, di programmi, di contenuti, di progetti senza mai scendere in polemiche o senza mai attaccare i nostri competitor dal punto di vista personale. Quindi noi abbiamo sempre parlato di contenuti, in continuità con quello che è stato fatto nei 5 anni passati e secondo me questo alla fine ha pagato perché le persone poi alla fine credo che vogliono sentire parlare di contenuti, di progetti e non di altre robe che non servono a nulla, credo. Quando è che ha avuto la percezione che era possibile la vittoria? Il venerdì sera, il 24 di maggio. Perché lì quando abbiamo fatto la serata finale in piazza e la nostra piazza era piena, mentre quella dei nostri competitor era vuota, lì ho avuto veramente la percezione che la vittoria poteva arrivare. Poi dopo, quando abbiamo visto il risultato delle europee, francamente non era così scontata la vittoria, anzi, perché lunedì mattina, il 27 maggio, non ero così sicuro di vincere, però insomma, poi dopo pian piano, quando arrivavano i risultati, credo che dai seggi, che li abbiamo vinti tutti, insomma lì allora ho avuto la percezione davvero di aver fatto qualcosa di grande insieme alle persone, gli uomini e le donne che fanno parte di Medesano insieme. Dov'era quando ha avuto l'esito del risultato elettorale? Ero in giro per i seggi, perché li ho fatti un pochettino tutti, io per scaramanzia parto sempre da Varo Marchesi, che è il paese dove sono nato e cresciuto. Poi mi sono spostato a Sant'Andrea Bagni e poi a Felegara e quando sono arrivato a Felegara a vedere i risultati di Felegara ho capito che avremmo vinto veramente, sì. Cosa ha provato? Grande emozione, grandissima emozione perché era un sogno che avevo nel cassetto da tanto tempo perché faccio l'amministratore da 15 anni e questo è il mio quarto mandato e insomma ho provato veramente tanta emozione, tanta soddisfazione, poi negli occhi di chi era con me a festeggiare in piazza dopo ho visto veramente tanto orgoglio di far parte di questo gruppo. La vittoria delle elezioni è venuta peraltro con il sindaco di cui lei era consigliere e assessore, forse? No, solo consigliere. Consigliere. Cosa ha provato? Eh beh, comunque la mia vita amministrativa è partita sì con Roberto Bianchi come sindaco e quindi comunque credo che quei 10 anni passati maggioranza con il gruppo di Libero Uniti mi sono serviti tanto per comunque arrivare qua dove sono, l'ho detto nel primo consiglio comunale quando Roberto Bianchi ha annunciato che con ogni probabilità si dimetterà dal consiglio, in quel momento io l'ho ringraziato perché comunque quando sono partito a fare consigliere appunto ero in squadra con lui, mi ha permesso di avere la delega alle politiche giovanili, di crescere e comunque quei 10 anni sicuramente fa parte della mia storia politica e quindi per me sono comunque importanti, sono partito con lui. Veniamo un pochettino al suo paese. Che cosa ha la Lega, a Medesano e ai paesi che ne fanno parte? Guarda, ho sempre vissuto qua, come ti dicevo prima, sono nato e cresciuto a Varano Marchesi, però ho sempre frequentato le scuole qui, l'asilo Varano, l'elementare Varano, poi le medie Medesano, ho giocato a calcio nelle squadre di paese, ho sempre fatto parte, insomma, della vita sociale di questo comune, soprattutto del capoluogo. E mi lega poi un forte legame di amicizia con tantissime persone, ho legato anche con tantissime associazioni di volontariato, poi ho avuto la fortuna anche di essere un consigliere comunale, quindi questo mi ha permesso di entrare
nel vivo della comunità di Medesano e tutte le altre frazioni, quindi essere un amministratore locale ti permette di conoscere tante persone, di conoscere tante realtà diverse e ti permette di confrontarti con le persone, e poi alla fine è quello importante, il confronto con le persone ti permette di crescere sempre, di imparare, di migliorare. Tornando a Medesano, lei è giovane, ma Medesano è uno dei paesi che è cambiato maggiormente negli ultimi 30 anni. Che cosa si ricorda del Medesano di quando era bambino e di Varano Marchesi? Varano Marchesi non è cambiato, ma del paese più che altro. Varano è cambiato tantissimo. Purtroppo l'unica attività commerciale che è rimasta è quella dei miei nonni. Hanno chiuso tantissime altre attività che erano il fulcro di quel piccolo paese. Meno male che c'era Proloco, che è rimasta forte e che crea tante attività di attrazione per la frazione, la tiene viva con tante appunto iniziative. Medesano è un paese, credo che sia cambiato, sì, ma sono anche convinto che abbia ampi margini di crescita. Me lo ricordo sempre vivo dal punto di vista dell'associazionismo, del volontariato. È un paese che in questi anni, sì, ha avuto qualche piccola difficoltà, ma credo che ci sia un tessuto produttivo importante, con tante aziende che sono in crescita, che stanno facendo ampliamenti importanti, e ci sono aziende davvero che possono fare da traino a questo territorio, con il quale noi peraltro in questi anni abbiamo sempre collaborato, sempre avuto un dialogo aperto, e tanti progetti che stiamo realizzando, uno su tutti il PORFESR, a Felegara, credo che ne sia una testimonianza, nel senso che lì abbiamo coinvolto alcune attività produttive del territorio che hanno risposto e hanno contribuito anche economicamente alla realizzazione di quel progetto che peraltro il primo stralcio lo stavo già realizzando. Cosa l'ha colpita dei cambiamenti che ha subito Medesano in questi anni? C'è qualcosa che ti ha colpito maggiormente? Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani. Sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo, Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Muratori in Valceno dal 1978. Ristrutturazioni, impianti di depurazione acque, coperture. Larini Edilizia, 335-4291-14. Parmense.net è TV sul canale 88, internet con www.parmense.net, social media con YouTube e Facebook, TG Parmense, l'informazione da un altro punto di vista. Per sostenerci e fare pubblicità scrivici a redazione@parmense.net oppure contattaci telefonicamente al 39 39 87 87 02. La crescita di numero di popolazione, anche prevalentemente questo è... Sì, ma guarda, credo che in questi anni abbiamo raggiunto quasi gli 11.000 abitanti, quindi comunque un comune molto grande, ed è un comune che comunque è difficile da amministrare perché oltre al capoluogo ci sono altre 4 frazioni molto importanti, grandi, ed ogni frazione ha bisogno di servizi essenziali, tipo gli asili, tipo le scuole, gli impianti sportivi, e ogni frazione ovviamente ha bisogno di anche attività commerciali di genere di prima necessità, e quindi lì abbiamo visto, soprattutto mi ricollego a quello che dicevo prima su Varano Marchesi, anche su Sant'Andrea Bagni, che queste due frazioni hanno vissuto le difficoltà e stanno vivendo le difficoltà perché non hanno
negozi di generi di prima necessità, per intenderci un negozio di alimentari, ecco, quello che, di cui poi le persone hanno bisogno. E quindi noi lì dobbiamo intervenire per forza, l'abbiamo detto in campagna elettorale, lo rilanciamo come slogan, noi IMU notari, perché vogliamo dare una man forte, significativa a chi poi ha intenzione di riaprire un'attività commerciale in quelle due frazioni, che hanno bisogno per forza di generi di negozi di questo tipo, ecco. Quali sono i punti di forza del paese e delle frazioni che ha l'onore di rappresentare? Ma credo che un punto di forza su tutti sia l'associazionismo e il volontariato. Medesano ha la fortuna di avere tante persone che si impegnano nel sociale, nel volontariato e a favore delle persone che abitano in questo paese, e davvero credo che sia un punto di forza sul quale costruire il futuro, e che peraltro insieme in questi anni qualcosa di buono abbiamo fatto. Davvero li ringrazio, perché sono sempre stati al fianco dell'amministrazione. Come dico sempre, il volontariato e l'associazionismo sono le braccia operative di un'amministrazione comunale. Poi credo che, insomma, anche dal punto di vista del tessuto produttivo, come diciamo poc'anzi, davvero ci sono realtà importanti che possono continuare a far crescere il paese. Abbiamo anche altri interessamenti che sono venuti fuori in questi giorni di alcune attività che forse potrebbero davvero venire a Medesano, vediamo, ne stiamo parlando. Anche dal punto di vista sportivo credo che ci siano realtà interessanti che stanno continuando a crescere e continueranno a farlo, perché anche noi come amministrazione abbiamo intenzione di investire sull'impiantistica sportiva, soprattutto qui nel capoluogo, al Maniforti. Altri punti di forza credo che sia l'attaccamento delle persone ai propri paesi. Viviamo nelle frazioni, penso ad esempio a Rocca Ranzona, a Miano, a Varano Marchesi, quelle più piccoline per intenderci, vedo che ci sono tante persone che si danno da fare, che ruotano intorno ad esempio alle parrocchie, che organizzano appuntamenti, eventi, serate, e che si danno sempre da fare perché amano il proprio paese, perché amano la propria terra e vogliono tenerla viva dandosi da fare. E credo che siano davvero delle risorse senza le quali non potremmo stare. Invece, quali pensa siano le criticità e cosa vorrebbe cambiare? Ma cambiare, guarda, io ti dico la verità, Medesano lo amo così com'è, perché ha dei pregi e dei difetti, ma è un paese credo bello, un paese, come ti dicevo prima, fatto di belle persone. È chiaro che non tutto è perfetto, però in questi 5 anni noi come amministrazione sicuramente saremo in campo per migliorare quello che secondo noi non va bene, ma ti ripeto, credo che Medesano sia un gran bel paese, soprattutto dal punto di vista anche del paesaggio, delle colline, credo che non ci sia, sia veramente un posto invidiabile. Come sono stati questi primi giorni da sindaco? Intensi, fatti di lavoro, di confronto. Guarda, ho incontrato veramente tantissime persone che vengono a bussare alla mia porta già in questi primi 20 giorni. Sono contento perché tanta gente che non mi conosceva è venuta a conoscermi, è venuta a confrontarsi. Anche i ragazzi della mia squadra sono già impegnatissimi, ognuno di essi nelle proprie deleghe. E sono contento perché vedo un forte attaccamento al lavoro, che sarà sicuramente molto impegnativo, perché dobbiamo mantenere fede a quello che è stato il nostro programma elettorale, quello che abbiamo depositato qui in comune, e che peraltro non nel prossimo consiglio, perché ci sarà un consiglio martedì 25, ma ne faremo un altro prima di San Giacomo, lì daremo lettura delle linee programmatiche di questa amministrazione, che poi altro sono che quelle che noi abbiamo depositato durante la campagna elettorale. Sono stati veramente 20 giorni dove poi sono uscite anche novità importanti, abbiamo già messo in campo alcune decisioni che credo possono essere ben accolte dalla comunità, ad esempio qui sulla scuola di Medesano, sulla scuola primaria, andremo a fare degli investimenti da circa 90.000 euro per mettere in sicurezza ad esempio l'area cortilizia, con la chiusura dell'area, la pavimentazione dell'area, il sistema di videosorveglianza esterno e il sistema anti-inclusione, quindi l'allarme, per evitare che continuino quei furti e vandalismi che sono successi in queste ultime settimane. Ecco, questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché ci sono alcuni personaggi sicuramente non molto graditi che si divertono a fare
rientrare durante le ore notturne, soprattutto negli ultimi weekend a scuola, e quindi questo ci ha dato particolarmente fastidio. Noi dobbiamo ovviamente porre rimedio a questa cosa, quindi questi primi interventi credo che possano essere un ottimo deterrente per scongiurare questi ingressi. Correndo un pochettino con la mente in avanti, tra 5 anni con quali risultati vorrebbe terminare il suo primo mandato da sindaco? Ma guarda, io credo fra 5 anni sì, il tempo passa alla svelta e 5 anni volano. Allora, ovviamente dobbiamo portare a termine tutte quelle cose che abbiamo iniziato ora, che sono iniziate nel passato mandato, che noi dobbiamo portare a termine, che sono investimenti di diversi milioni di euro, soprattutto sulle scuole, sugli impianti sportivi e quel super progetto che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato prima, Flegar. Poi ovviamente vorrei vedere un paese più sicuro, investendo ulteriori risorse sulla videosorveglianza dei nostri territori, delle nostre strade, e vorrei vedere un paese a forma di famiglia, su misura per i bimbi, perché credo che prima di tutto vengano i bimbi. Beh, proprio questa è la prossima domanda, che non riguarda solo Medesano, ma riguarda tutta l'Italia. L'Italia sta morendo demograficamente. Nel 1971 sono nati 1.100.000 bambini in un solo anno, lo scorso anno 464.000, di cui 90.000 stranieri, quindi che non avranno neanche la cittadinanza italiana. Tra 50 anni gli italiani saranno meno di 30 milioni se continuano così le cose, quindi è davvero un problema. Peraltro tutti dicono che il problema sono le politiche a favore delle famiglie, quindi la mancanza di asili nido e di servizi. Il problema è che nei paesi in cui questi servizi ci sono, come la Svezia e compagnia bella, il problema è uguale al nostro, quindi non è probabilmente questo il motivo per cui c'è questo calo di demografia. Qualcuno dice che in Francia si sta cambiando, ma chi fa figli sono ancora gli stranieri. Perché e come risolvere questo problema? Che diventerà un problema anche per Medesano, perché avrà in futuro una popolazione prevalentemente anziana, nonostante stia raccogliendo un po' i figli della montagna e compagnia bella, nel futuro l'Italia. Perché non si fanno più figli? Peraltro sei giovane, sposato da poco, quindi. Sì, questa è veramente una bella domanda. Francamente è un problema di caratura nazionale. Adesso noi dovremmo certamente mettere in campo soluzioni a favore delle famiglie, ma credo che a livello nazionale poi si debba intervenire, perché dobbiamo ritornare a quello che un pochettino erano le abitudini dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, dove le famiglie erano molto numerose, e quindi credo che si debba tornare un pochettino indietro, ma da questo punto di vista. Ma secondo me le famiglie e i giovani soprattutto hanno bisogno di certezze economiche, di lavoro, perché quando ti mancano le certezze poi diventa anche un pochettino difficile costruire una famiglia, perché non sai poi dove vai a sbattere. Allora noi, che siamo gli amministratori locali, abbiamo bisogno di trovare negli amministratori regionali, quelli che sono al governo, delle certezze da portare poi sui nostri territori e da riversare sui nostri giovani, sulle nostre famiglie, perché poi se non abbiamo certezze davvero non andiamo da nessuna parte. E quindi noi che siamo giovani, io magari un pochettino meno rispetto agli altri, come ho 38 anni, però i nostri ragazzi hanno bisogno di certezze, e quindi di futuro chiaro, limpido e sereno, perché se non lo hanno diventa veramente molto difficile. Credo che questo possa essere uno dei problemi, ecco, oltre ai problemi economici. Adesso parliamo un po' del territorio. Mentre parlava mi ha colpito una cosa, quello che lei diceva di Roccalanzona e di Varano Marchesi. Sembrano i problemi che colpiscono attualmente i nostri territori appenninici: spopolamento, mancanza di servizi, crollo di queste cose. Come intervenire per aiutare Varano Marchesi, Roccalanzona, ma probabilmente anche tutti i paesi della montagna? Perché secondo alcuni il problema è un problema legislativo, cioè nel senso che le leggi, le norme sono fatte per i paesi di città e fanno chiudere la realtà di montagna, nel senso che le normative per mettere a norma un albergo piuttosto che una piscina a Berceto, ad esempio, sono le stesse di quelle di Moletolo, ma Berceto vive 3 mesi all'anno e quindi i costi a sostenere sono impegnativi. Per quel che riguarda ad esempio l'agricoltura, attualmente le normative sulle bestie, sugli allevamenti animali, fanno sì che solamente chi ha più di 200 capi possa aprire un'attività, perché semplicemente il refrigeratore per il latte costa 30.000 euro e chi ha 20 capi non se lo può permettere, insomma. Però sei costretto, perché le normative ti obbligano a avere costi di gestione di partenza molto importanti, e quindi non c'è possibilità di sviluppare attività imprenditoriale in montagna, quindi creare lavoro,
come c'è in pianura. Questo può essere un motivo, ma ci sono altri motivi. Come risolvere questi problemi per fare una marchesi? Già detto qualcosa, però vedere se... Sì. Allora, guarda, anche questa è una domanda molto, molto interessante, perché poi hai colto bene quelli che sono i problemi delle nostre montagne, delle nostre colline, quindi qui prevalentemente il nostro un territorio collinare. Sì. Un po' montanaro, probabilmente. Sì, infatti, guarda, questa domanda, come dicevo anche per quella di prima, è una domanda che hai posto ed è una domanda importante che riguarda delle problematiche che anche noi qua viviamo. In campagna elettorale, lo dicevo, mi ritengo un sindaco delle frazioni perché arrivo da lì, e quindi in questi 5 anni dobbiamo cercare di mettere in campo delle scelte anche forti che possono permettere ai nostri piccoli paesi di continuare ad essere vivi, e quindi dobbiamo riportare lì servizi essenziali, come dicevo prima, con i negozi di genere di prima necessità, ma anche essere al fianco poi di quelle ormai poche attività agricole che sono rimaste, quindi cercando di trovare soluzioni condivise che possono permettere loro di continuare a rimanere lì, di continuare a fare la loro attività importante sul territorio. Noi qua abbiamo la fortuna di avere il presidente del consorzio parmigiano reggiano, che è qui, vive qua a Medesano, quindi con lui cercheremo di trovare soluzioni condivise che possono darci una mano su quel mondo agricolo che ha fatto parte della nostra storia in maniera forte e che credo lo sia tuttora. Tante altre problematiche sono legate al fatto che le giovani generazioni, purtroppo, ahimè, vanno ad abitare nei paesi più grandi, quindi in pianura, penso qui a Medesano oppure nelle altre frazioni vicine o nei comuni vicini. Soprattutto lo fanno per una questione di comodità, probabilmente perché si avvicinano al posto di lavoro. Credo che siano davvero tante le cose da fare, che in questi 5 anni noi dovremmo gettare le basi per poter poi ottenere risultati significativi. Ma quando abbiamo fatto gli incontri frazionali nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, durante la campagna elettorale, abbiamo avuto la possibilità di parlare con tanta gente. E le persone che vivono sulle nostre colline, quindi nei paesini piccolini, penso a Miano, penso a Casamezzadri, a Santa Lucia, a Roccalanzona o addirittura a Visiano, ci chiedevano cose essenziali. La pulizia delle strade, quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, la reggimentazione delle acque, quindi con la pulizia delle cunette, ci chiedevano cose essenziali, quindi loro ci vivono bene nei loro piccoli paesi, ma chiedevano un intervento forte dell'amministrazione comunale, che noi peraltro negli anni scorsi abbiamo fatto, sia sulla Roccalanzona, sistemando la strada comunale che porta Rocca con un intervento da 70.000 euro, stessa cosa abbiamo fatto per Miano, quindi continueremo a farli questi interventi di manutenzione straordinaria sulle strade, perché sono un servizio essenziale per questa gente che abita lì. Chiaro che, guarda, dovremmo star qua un giorno intero a parlare dei problemi dell'Appennino, i problemi delle nostre gente che vivono in collina. Ti posso assicurare però che lì chi ci vive bene, perché comunque si respira aria buona, ci sono contesti naturalistici fantastici e poi ci sono persone che, come ti dicevo prima, amano la loro terra, amano il loro posto e non l'abbandonerebbero mai. E Medesano ha un territorio diviso in due parti. Medesano, più legato alla Pedemontana, al Lucento, al Lagnolaggiù, ma la sede principale è verso sud, verso la montagna, quindi Pregara, Lagnola, Roccalanzona. E si crea sempre di più la necessità di collaborare con altri comuni, con altri territori, e si parla anche spesso di unioni, fusioni. Questa è una strada che Medesano può o dovrebbe percorrere, quella delle fusioni, delle unioni? Se sì, quale delle due e con chi? Tenendo conto. Sì. Allora, guarda, questo è un altro argomento che è sul nostro tavolo e noi dobbiamo sicuramente trovare una collocazione nel nostro comune all'interno di un'unione, probabilmente fusione non credo, un'unione sì, con altri comuni della Pedemontana, quindi io penso ai territori della Bassa Valle,
Noi già abbiamo in essere delle collaborazioni con altri comuni, penso quella con Fornove Solignano per la gestione della polizia locale, è un'unione che funziona. Abbiamo 3 presidi di polizia locale in tutti e 3 i territori, abbiamo appena inaugurato inizio anno a Fornove una sede all'avanguardia, una sede operativa dove è concentrata tutta la videosorveglianza che abbiamo in essere qui sui 3 territori. E abbiamo intenzione insieme di continuare a fare investimenti sulla sicurezza. È interessante, comunque è stato uno degli attacchi mossi all'amministrazione sua precedente, quello della polizia municipale, e senza rendersi conto che molto probabilmente due delle frazioni più importanti del territorio sono più vicine a Fornovo che a Medesano. Cioè Ramiola, se c'è la sede a Fornovo, forse è più comodo che sia a Medesano, lo stesso vale per Fregara, siamo lì insomma. Quindi questa scelta di portare avanti l'idea di comunque continuare ad avere una sede principale, più quelle distaccate a Fornovo, è stata vincente o no secondo lei? Al contrario dell'altra parte che invece voleva ritornare a una gestione solo di Medesano. No, guarda, allora ti faccio un po' di chiarezza su questo tema, perché poi, come dicevi tu, è stato un tema che peraltro è uscito in campagna elettorale, ma anche un pochettino qualche settimana prima. Allora, ad oggi ogni comune ha la propria sede della Polizia Municipale. Dal punto di vista organizzativo non c'è ancora una sede unica, una sede centrale, scusa. Bensì, tutti e 3 comuni hanno 3 sedi operative della Polizia Municipale. Quella di Fornovo è appena stata ristrutturata, come ti dicevo prima, grazie all'intervento delle Ferrovie dello Stato, e lì ovviamente ci sono i locali più nuovi. Però Medesano ha il suo presidio e Solignano ha il suo presidio. Quindi tutte e 3 le sedi sono ad oggi importanti, e una cosa ancora più importante è che il comandante è un dipendente del comune di Medesano, quindi diciamo lui dal mattino parte da qui e poi dopo fa tutte le sue operazioni. Ovviamente credo che prima o poi avere una sede unica sarà la direzione giusta. Anche perché è un modo per avere più agenti sulla strada e meno in ufficio. Esatto, però prima dobbiamo anche rinforzare le linee della polizia locale, perché ad oggi è un corpo che è un po' in sofferenza dal punto di vista dei numeri, e quindi dobbiamo per forza assumere nuovi agenti, perché quando avremo assunto i nuovi agenti, allora sì che la sede unica potrà davvero diventare un punto di forza. Però prima dobbiamo assumere e poi organizzare al meglio una sede unica, senza però dimenticarci gli altri 2 territori. Questo deve essere un punto fondamentale, cardine del nostro accordo. Quindi, a proposito di unioni, dice più verso Fornove e Solignano che non verso Noceto e Medesano come possibile unione? Sì, perché ad oggi, facendo parte del distretto di Borgotaro, noi non possiamo assolutamente guardare da altre parti, quindi dobbiamo per forza guardare verso Fornove. E anche perché avete una parte del territorio che sì, geograficamente è più vicino là che non... Sì, sì. Chiaro che sarebbe una cosa fantastica forse fare qualcosa con, che ne so, tipo Noceto, Collecchio, però noi non possiamo dal punto di vista normativo, quindi guardiamo con piacere verso Fornovo, Solignano, Varano, i paesi noi vicini della Bassa Valle. Sogni e desideri. Pensando ai sindaci del territorio di qua, ma di Parma, dei paesi attorno o di Medesano, di ieri e di oggi, chi vorrebbe assomigliare in questi 5 anni in futuro? Guarda, io vorrei assomigliare a Riccardo Ghedini, perché è una persona che ho imparato ad apprezzare in questi 5 anni, che non conoscevo tantissimo, ma che in questi 5 anni ha rappresentato per me una figura di riferimento. E se sono qua lo devo anche a lui, perché sono cresciuto nel rapporto e nel lavoro in questi ultimi 5 anni grazie alla vicinanza con lui, perché ero a tutti gli effetti suo vice. Tante volte andavo io al suo posto a fare le cose, ma perché lui me lo permetteva, perché lui mi ha dato ampi margini di manovra. Siamo davvero complementari, siamo due persone che si integrano bene, e questo ovviamente non mi fa che piacere. E poi soprattutto è grazie al fatto che lui abbia riconosciuto me come nuovo capitano di questa squadra, mi ha permesso appunto di essere qui, quindi a lui devo tanto e vorrei assomigliare a lui. Sì.
facendo uno sforzo di immaginazione, come vorrebbe fosse il suo paese tra 20 anni, il suo paese inteso come Medesano ma anche come le sue frazioni, perché Medesano è un paese strano, non c'è un capoluogo forte e tante piccole, piccolissime frazioni, c'è un capoluogo abbastanza forte ma anche frazioni forti, Medesano e sì. Pellegara sono sì, sì. Ma guarda, vorrei che fosse un paese dove le famiglie sono tornate ad essere, diventeranno numerose, come diciamo prima, un paese ben curato, un paese che magari ha investito tanto nella cura del verde, dei parchi pubblici, un paese all'avanguardia dal punto di vista dell'educazione dei nostri figli, quindi penso a investimenti sul mondo della scuola, penso ad un paese in cui continuano le sagre di paese e penso ad un comune che investe sulla cultura e, sul lavoro. Adesso immaginiamo che andando su per le strade di Varano Marchesi, inciampi nella lampada di Aladino, che hai quattro desideri di esprimere, proprio quelli belli, grossi, importanti come quelli di Aladino, insomma, non tre, ma quattro per cambiare. Insomma. Il primo, un grande desiderio per lo sviluppo economico, imprenditoriale e commerciale del tuo paese, che cosa vorresti? Ma guarda, si parla tanto del casello autostradale, ecco, quello credo che possa essere un motivo di slancio verso il futuro per questo territorio, perché se davvero riusciamo a portare qui il casello autostradale tra Medesano e Collecchio, ecco lì vorrebbe dire portare qui magari aziende davvero importanti che potrebbero trovare sviluppo nell'area sovracomunale che c'è tra Medesano e Noceto, e quindi lì davvero il volano economico del nostro paese potrebbe crescere in maniera rapida. E poi appena dopo c'è la tangenziale che ci permetterebbe di alleggerire il traffico pesante in paese qui a Medesano, e quindi permetterebbe anche ai negozietti del paese che vivono su via Roma di respirare un pochettino. Altri desideri, suo piacere? Altri desideri? Due. Altri due? Sì. Ok, allora vorrei vedere, come dicevo prima, vorrei investire ulteriori risorse sui parchi pubblici di tutte le frazioni, e vorrei una scuola all'avanguardia, perché come dicevo all'inizio della nostra intervista, i bimbi sono tutto quello che di più prezioso abbiamo e su di loro dobbiamo per forza investire. Okay. Tornando adesso due o tre domande, poi dopo non ci si va bene oppure no, sono quelle un po' più impegnative. Una riguarda il casello di stradale di Medesano. Medesano, se aprisse il casello autostradale tra Medesano e Collecchio, si troverebbe con due caselli autostradali nel giro di 10 km. Il rischio è che prima o poi qualcuno dica bisogna chiederne uno, cioè come si comporterebbe il sindaco di Medesano nel sacrificare uno o l'altro casello? Beh, intanto facciamo tutto il percorso che dobbiamo fare per poter aprire anche questo, che comunque è un percorso lungo e che impegnerà molto tempo e molti anni. Poi dopo eventualmente vedremo se effettivamente questo sarà un problema, ma credo di no, perché poi quello che abbiamo a Ramiola gravita su un'area industriale importante come quella di Rubiano e Varano Melegari e Fornovo stesso, no, credo che questo problema non si porrà mai. E comunque, come ti dicevo prima, intanto andiamo avanti su questa strada e facciamo tutto quello che c'è da fare per ottenere l'apertura anche di questo secondo casello, che sarebbe una cosa fantastica. L'altra domanda un po' spinosa è questa, che riguarda il suo avversario. Il suo avversario in campagna elettorale ha continuato a dire che avete gestito il paese in modo superficiale, senza programmazione, senza una strategia, ma soprattutto che lui in 10 anni di sua amministrazione ha portato investimenti su Medesano per 40 milioni di euro, mentre voi per pochi milioni di euro. Come vuole rispondere a questa affermazione? Guarda, beh, innanzitutto erano tempi differenti. La fortuna di amministrare nel pieno del boom economico, soprattutto nel primo mandato, poi nel secondo anche lui ha avuto forti difficoltà a fare gli investimenti. Noi nel nostro mandato dal 2014 al 2019 credo che ci siamo distinti per essere stati bravi ad intercettare fonti di finanziamento che ci hanno permesso di fare gli investimenti sul mondo della scuola, penso quella di Pellegara, ma che ci permettono adesso di farne degli altri, perché come ho sempre detto in campagna elettorale abbiamo trovato la copertura finanziaria per fare delle opere pubbliche importanti
che in quei 5 anni precedenti non hanno visto la luce perché erano impegnati a trovare le risorse, ma che da oggi in poi vedranno la luce. Penso ad esempio alle opere di riqualificazione sismica del Palazzo Municipale, penso ad esempio ai lavori di adeguamento sismico della scuola di Ramiola che partiranno lunedì, penso ai lavori di adeguamento sismico della scuola di Varmarchesi che stiamo per affidare, penso ai lavori di adeguamento sismico della palestra scolastica di Ramiola, penso al progetto da 1.300.000 euro su Felegara legato alla Via Francigena, alla cultura e al turismo. Abbiamo fatto tantissime cose in questi 5 anni del primo mandato di Melesano insieme. È chiaro che erano tempi differenti, situazioni differenti, ma noi in questi 5 anni passati abbiamo lavorato tanto, la gente ci ha ripagato, abbiamo lavorato con umiltà, tutti i giorni eravamo qua a fare quello che dovevamo fare e a fare quello che avevamo promesso alla gente. Abbiamo vinto con 920 voti di scarto, vuol dire che la gente ha creduto in noi, nella nostra capacità, nel nostro modo di porci con loro, e quindi credo che in questi 5 anni a venire potremo veramente avere la soddisfazione di vedere realizzate quelle che erano le opere pubbliche per le quali abbiamo lavorato nei 5 anni passati, e in questi 5 anni, oltre a fare questo, dovremo essere bravi a gettare le basi per ottenere ulteriori finanziamenti per continuare a far crescere i nostri territori, investire risorse pubbliche importanti sulla viabilità, sugli edifici pubblici, sui parchi pubblici. Questo è quello che dobbiamo fare. Michele Gionelli, nel suo privato, cosa gli piace fare? Quali sono i suoi hobby, le sue passioni? Preferisce la montagna, il mare, le camminate? Le passioni, le passioni sono un tema centrale. Innanzitutto mi piace stare con la mia famiglia, mia moglie e mia figlia Agata. Dopo ovviamente una di una lunga serie, perché sa che deve ripopolare l'Italia. Speriamo, devo condividere questo passaggio con la moglie. È difficile. Una cosa che mi dispiace di questa, l'unica pecca di questi primi 20 giorni da sindaco è che ho dovuto un pochettino abbandonare quello che era il mio mestiere, in trattoria con la mia famiglia, perché purtroppo tempo che dedico a questo nuovo ruolo di primo cittadino non mi permette di fare altri lavori, perché sono qua H24 e abbiamo vinto, quindi la gente vuole che io sia qui e non posso pensare ad un altro lavoro. Per quanto riguarda le passioni, amo sia la montagna che il mare, abbiamo la fortuna di andare spesso al mare, spesso forse no perché per me qua lo dobbiamo tagliare spesso. Amo sia il mare che la montagna, e guarda, quest'estate sicuramente faremo un po' di vacanza, perché ho bisogno di stare un po' di tempo con la famiglia, quindi faremo sia mare che montagna, e non vedo l'ora che mia figlia possa cominciare a camminare su per i sentieri della montagna, soprattutto. Questa è una cosa quali fantastica. Sono i monti a cui sei più affezionato, dove sei andato? Ma guarda, andiamo sia in Trentino che in Valle d'Aosta, quindi sono due località, due zone che ci piacciono tantissimo, anche perché poi soprattutto in Trentino ci sono zone dedicate alla famiglia, ai bimbi, e quindi lì ci troviamo molto bene. Se dovessi scegliere tra una passeggiata sul Monte Barigazzi e una in centro a Parma, a vedere il Duomo, il Battistero, cosa sceglieresti? Però una bella scampagnata in montagna non sarebbe male, a respirare aria buona.